fascino di Papa Giovanni è ancora fortissimo, sia nelle persone che lo hanno conosciuto, quindi che comunque erano presenti alla sua elezione, al momento della sua morte, ma anche nei giovani, perché è comunque un Papa che ha cambiato il mondo, ha avviato le forti esperienze del Concilio, ha parlato dei temi della pace, si è avvicinato alla gente, toccando il cuore di tutta la gente del mondo intero, anche di quelli che non professano la fede cristiana. Era una sua delizia immergersi tra il popolo. Perché lui era amico di tutti, e lui andava a parlare con tutti. Dopo, se vedeva qualcuno lì strada, si fermava e chiedeva: chi sei? Cosa fai? Vai all'asilo? Bambini così. Quando lui nel 58 è diventato Papa Giovanni, io avevo 12 anni, però già da 6 anni facevo il chierichetto e ogni volta lui ci chiedeva di chi sei, cioè chi è tuo papà, più che altro chi è tuo nonno. Ancora oggi sono visibili molto i segni del passaggio e della presenza di Angelo Giuseppe Roncalli a Sottomonte. Primo fra tutti la sua casa natale, la Colombera, certamente il luogo che conserva i maggiori ricordi però del suo passaggio, della sua presenza, è Camaitino, la sua residenza, eletta come sua residenza dalla nomina a vescovo in Bulgaria. Siamo a Camaitino, quello che Papa Giovanni ha chiamato la mia casa, perché lì ho portato i miei ricordi, le mie carte. Lì è morta la mia mamma, sono morte le mie sorelle. La chiesa dove lui è stato battezzato il giorno stesso della sua nascita, dove ha ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana, la prima comunione, la cresima, dove ha celebrato la sua prima messa sotto il monte e le altre messe. Sicuramente una messa la faceva al cimitero, alla chiesa di Brusico dove è stato battezzato, è la sua prima messa, pure al santuario delle Caneve. È un piccolo santuarietto ai piedi del bosco. Papa Giovanni vi soleva celebrarvi spesso quando veniva in villeggiatura sotto il monte, proprio per questa caratteristica un po' di tranquillità e di riparo rispetto al resto della parrocchia. Ancora oggi molti pellegrini ci vanno salendo a piedi gli 800 metri che separano la chiesa di Brusico, la chiesa del battesimo, fino appunto a questo piccolo santuarietto. Ah, vieni dalle Caneve, bel posto, tieni da conto, mi dicevo sempre, porta i fiori alla Madonna, ma non i fiori che vai a comprare nelle botteghe, quelle dei campi. E diceva, suonate tanto, così viene la gente a messa. Tutti gli anni, tempo della vacanza, andava a celebrare una messa su là. Infatti l'ultima messa che ha celebrato sotto il monte l'ha celebrata alle Canne. E poi il luogo dove ci troviamo qui, questo è il Colle di San Giovanni. Qui sorgeva la chiesa parrocchiale, addirittura dal 1500 c'era la chiesa parrocchiale di Sotto il Monte. Negli ultimi anni dell'Ottocento l'architetto Muzio decide che la chiesa non è più utilizzabile e a un certo punto ne decreta l'abbattimento per la pericolosità. Quando è tornato, che allora era ancora giovane sacerdote, è arrivato in fondo al paese e non ho più visto la chiesa del Colle San Giovanni, dice che si è messo a piangere per dispiacere. Ecco, questa era una delle passeggiate di Angelo Giuseppe Roncalli, salire fin qui e dall'altro rimirare il suo paese, la sua città di Sotto il Monte. Credo che questi luoghi, che parlano ancora tantissimo, sia possibile rilanciarli in una forma nuova, moderna, più attenta ai pellegrini che sono ancora numerosi. Il miracolo di Papa Giovanni per me è tutta la gente che viene sotto i monti oggi. Gente che arriva da Roma, che arriva da Napoli, da Venezia, stranieri, che vengono e parlano, vogliono sapere di Papa Giovanni.
secondo me venire su del monte è come, non so se io vado a Lourdes, come dire, avere fede, andare in un posto dove c'è stato qualcuno che è stato speciale, è stato qualcosa di grande. Ma viene la gente che Papa Giovanni ce l'hanno dentro, eh? Ed è così che allora, attraverso l'aiuto, la collaborazione della Fondazione Giovanni XXIII e di altre persone, abbiamo steso un progetto complessivo e serio per il rilancio dei pellegrinaggi e l'accoglienza dei pellegrini a Sotto il Monte. Credo che Papa Giovanni sia l'unico che abbia mantenuto un così forte legame con la sua parrocchia, con il suo paese natale. Ah, la sua Bergamo la adorava. La adorava la Bergamo. Però dice, alla mia età, che cosa c'è di più bello della mia piccola Sotto il Monte? Sono Papa, sono padrone di tutto il mondo, però verrò sotto il monte. Spero che o vivo o morto, mi porteranno. Io se fossi una colombina volerei subito su. Cioè, non può anche venire. No, non è il momento buono adesso. Invece ho più estate.